Paolo, in ogni tua creazione dai sempre un ruolo importante, fondamentale, al cinema muto e alle immagini in bianco e nero. Proprio a questo proposito, Gianni Nanfa, di cui parlavamo poc'anzi, parlando di te, ha detto che nelle tue opere c'è sempre un riferimento a Charlie Chaplin e Buster Keaton, che sicuramente sono ispiratori proprio delle tue creazioni. Ma spiegaci perché per te è così importante il cinema muto e il bianco e nero. Il cinema considera che è un mezzo di comunicazione abbastanza potente e versatile, che ti permette di raccontare una storia in tanti modi diversi. Per me, appunto, il bianco e nero e il cinema muto è uno di questi modi per potermi esprimere. Io sono dell'idea che quel tipo di cinema, al contrario del pensiero di molti, non abbia esaurito ciò che ha da dire. Quindi per me appunto è una forma di espressione che si avvicina abbastanza bene a quelle che sono le tematiche, le storie, gli argomenti che voglio raccontare. Bene Paolo, arriviamo al perno di questa intervista, la tua recente partecipazione al Bisacquino Festival 7 che ti è valso il secondo posto alla manifestazione e il premio del pubblico. Quanta soddisfazione ti ha dato ricevere il premio del pubblico, che è poi un segno tangibile dell'apprezzamento degli spettatori verso la tua opera? Tu consideri un festival dedicato a Frank Capra, che veniva considerato dalla critica un populista, vincere il premio del pubblico credo che sia la più alta gratificazione che si possa ottenere. Considera che per la mia, per l'opera, per il cortometraggio che ho realizzato, Frank Capra è stata una grande fonte di ispirazione. Ma c'è anche da dire un'altra cosa: Frank Capra è stata fonte di ispirazione per me sin dall'inizio. Anche Woodville contiene dei riferimenti al cinema di Capra. Nella gestione del personaggio, nel tipo di storia. Quindi, ritornando al discorso premi, per me è stata una grande soddisfazione vincere il premio del pubblico. Come si suol dire, voce del popolo, voce di Dio. In questo corto, così come in alcuni tuoi precedenti, hai lavorato con tuo fratello, che nel corto interpreta il personaggio di Alfio, almeno nel corto vincitore del Bisacquino Festival 7. Sappiamo bene che sul set di norma gli animi si scaldano, quindi è molto facile pensare che accada soprattutto fra fratelli. Però voglio domandarti, il vostro rapporto di fratellanza ha creato ulteriori problemi o invece, al contrario di quanto si può pensare, ha aiutato a mantenere la serenità? No, è stato un fattore molto positivo all'interno della produzione, in quanto con appunto mio fratello c'è un'ottima intesa. Anche lui è un grandissimo fruitore di cinema, fortunatamente abbiamo gli stessi gusti. Quindi nel momento in cui ho cercato di comunicargli quello che volevo ottenere, lui già sapeva in anticipo cosa io volevo in realtà, veramente. Parliamo del corto in se stesso. Com'è nata l'idea e a cosa ti sei ispirato? Allora, intanto c'è da dire che i tempi di realizzazione sono stati molto stretti. Considera che avevo un mese per realizzare l'opera completa. La fase di scrittura è durata una settimana, le riprese 2 giorni e il montaggio 5. È chiaro che per ogni lavoro che io affronto c'è una profonda fase di ricerca, ma se tu mi chiedi le fonti e ho i punti di ispirazione, ti rispondo che innanzitutto Frank Capra e tutta la documentazione sull'emigrazione dei primi del Novecento. Considera che l'emigrazione ha avuto 3 fasi, 3 ondate, la prima appunto nei primi del Novecento, la seconda subito dopo il secondo conflitto mondiale e la terza intorno agli anni 60.
nella mia storia, appunto, io racconto il periodo che intercorre fra la prima ondata e la seconda. In quanto nella prima ondata abbiamo appunto nella storia la partenza di Franco, successivamente Frank Capra, e poi nella seconda ondata l'amico Mimì che ha il desiderio di rincontrarlo e quindi parte, però purtroppo muore appunto nel naufragio. Hai dei rimpianti, magari per un tuo lavoro su cui hai investito tanto e avresti voluto vedere realizzato? No, posso dire che sono abbastanza fortunato di non avere rimpianti, in quanto ancora di strada da fare ne ho, e quindi spero tanto che in un futuro prossimo avrò l'opportunità di realizzare le mie storie, perché ne ho tante nel cassetto e spero di poterle raccontare tutte. Paolo, cosa c'è nei tuoi progetti futuri? Caratterialmente non parlo mai di cosa mi aspetta o di cosa ho in cantiere per il futuro, però posso dirti che realizzerò un altro progetto, un'altra storia che porti avanti quelle che sono state appunto le tematiche e le atmosfere delle storie precedenti. C'è qualcuno di particolare a cui ti senti oggi di dover dire grazie? Fondamentalmente sì, voglio chiedere grazie, voglio dire grazie alla mia famiglia che fondamentalmente mi è stata sempre vicina in questa, chiamiamola fra virgolette, pazzia. E poi a tutte le persone che mi fanno da supporto morale e anche soprattutto professionale in questo mio percorso. Bene, siamo giunti in conclusione nel ringraziarti per la disponibilità a Grazie a questa voi. intervista. Io ti chiedo un saluto per i nostri amici che ci stanno guardando. Ciao.